La criolipolisi è l'abbassamento della temperatura fino a parametri ormai già stabiliti, che conosciamo assolutamente, tale da mandare in sofferenza la cellula adiposa, che va incontro ad una scelta di autoeliminarsi, si chiama apoptosi cellulare, e quindi la sua autoeliminazione corrisponde ad una riduzione delle adiposità localizzate. I limiti della metodica sono rappresentati dalle sue stesse indicazioni, nel senso che si possono trattare solo piccole adiposità localizzate, non associate al rilasciamento cutaneo, che abbiano un'applicabilità, quindi uno spessore tale da essere preso, ospitato da questo raffreddatore. Mentre devo dire che la crio oggi si può associare ad una metodica consolidata ma estremamente innovativa, che ha grandissime potenzialità evolutive, che è l'utilizzo delle microwave, si chiamano microonde, la metodica è onda, di produzione rigorosamente italiana, e questo è un vanto, diciamo, è un fiore all'occhiello per tutti noi, che ha diversi vantaggi. Il vantaggio è che con un'unica metodica possiamo trattare diversi inestetismi, in particolare tre inestetismi contemporaneamente presenti, o che spesso sono quelli che affliggono il genere e la sfera femminile, cioè le adiposità localizzate, la cellulite e il rilasciamento cutaneo associato ad adiposità localizzata o meno. Quindi caldo e freddo, se razionalmente si raggiungono le temperature ideali, adeguate, tale da mandare in sofferenza o da fare scaturire l'effetto terapeutico, oggi ci danno un grossissimo aiuto, che non è un'alternativa, o meglio che non è una sostituzione alla chirurgia estetica, che fa sempre da padrone nel modellamento, ma contribuiscono nel body shaping, nel body sculpturing, nel riarmonizzare il profilo corporeo, a darci risultati veramente importanti e notevoli.